Filmati hard con giovani vittime, suicidi, mutilazioni, squartamenti e decapitazioni di persone, in qualche caso di animali. Questo è il materiale che è stato ritrovato da una mamma nel telefono cellulare del figlio di appena 15 anni, ritenuto dagli investigatori il promotore della rete di scambio. L'inchiesta è partita proprio dalla denuncia della madre del giovane a Lucca. Gli uomini della polizia postale hanno trovato un numero altissimo di filmati e immagini condivise con gli altri presunti appartenenti al giro attraverso WhatsApp, Telegram e altre applicazioni simili. È sempre più frequente lo scambio di materiale pedopornografico anche tra minori e addirittura infra 14 anni come in questo caso. Accanto a file di carattere pedopornografico, numerosi documenti gore, la nuova frontiera della divulgazione illegale. Si tratta di video e immagini provenienti dal dark web, la parte più nascosta della rete, quella in cui si annidano depravazioni e scenari raccapriccianti, spesso oggetto di commercio tramite Bitcoin, la moneta virtuale che permette di agire nell'ombra senza lasciar traccia. Accanto allo scambio di questo materiale pedopornografico avviene in contemporanea, subito prima o dopo l'invio di file di natura pedopornografica, anche l'invio di questi file cosiddetti gore, molto violenti, con immagini molto crude di suicidi, di decapitazioni non solo di persone e di animali, quasi a voler proprio alimentare con questi video il contenuto di violenza e di crudezza anche dei file pedopornografici. L'inchiesta, coordinata dalla Procura dei Minori di Firenze, ha dato il via a una serie di controlli e sequestri effettuati oltre che in Toscana, tra Lucca e Pisa, anche in altre regioni d'Italia. Tutti minorenni, i 20 giovani denunciati per detenzione, divulgazione e cessione di materiale pedopornografico, detenzione di materiale e istigazione a delinquere aggravata. 7 di loro hanno appena 13 anni. Ma nelle maglie del dark web potrebbero essercene molti altri. Spetterà agli esperti della Polizia Postale scoprirli.